E what's up ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo quarto episodio del walkthrough di Jedi Fallen Order. Nello scorso episodio siamo stati su Keffo e abbiamo scoperto che i Keffo e gli Ewoki, quindi gli abitanti del pianeta Kashyyyk, sono in qualche modo collegati. E stiamo andando quindi su Kashyyyk per incontrare Tarfur, un capo tribù Ewoki amico del nostro maestro Cordova. Prima di partire però voglio dirvi che off camera ho fatto un po' di roba. Sono andato su Datomir, che era un pianeta secondario, e praticamente ho scoperto veramente un sacco di roba che però vi racconterò mentre giochiamo. Però voglio farvi vedere quali sono i nemici che si possono trovare su Datomir, ovvero questi qua. Sono, vabbè, a parte i ragni velenosi, ci sono su Datomir i Fratelli della Notte, che sono essenzialmente questi guerrieri che combattono per le sorelle della notte, ovvero una sorta di incrocio tra un Sith e un Jedi, una cosa molto molto particolare. Dopodiché ho anche sbloccato ho anche trovato il braccio per DB1, che quindi ci permette di aprire certe zone all'interno delle mappe, come per esempio ho aperto un sacco di posti qua su Zepho e ho trovato una zona in cui si può esplorare un intero incrociatore. Purtroppo non ho avuto tempo di esplorarlo, però lo farò sicuramente. Ho cambiato anche il colore di DB1, che adesso è un dentifricio. Ho cambiato anche il colore della Mantis, che adesso è molto più cattiva rispetto a come era prima. E c'è anche un'altra novità che però vi faccio vedere non appena atterriamo. Detto questo, andiamo subito su Kashyyyk Jedi, e... non datomi però, odio quel posto. Sì, anche questa cosa Grease odia Datomir, ce l'ha detto più volte mentre andavamo. Ma adesso andiamo subito su Kashyyyk. Ditemi che non forzeremo quel blocco. Soltanto se non ci resta altra scelta. Il transponder della Mantis ora trasmette segnali imperiali. Ehi, Grease! Sì. Alimentazione al minimo e non strafare. Come su Bracca? Che sarà mai? Se mi serve il tuo aiuto, te lo chiedo. E ora tieni gli occhi sullo scanner. Sì. Ce la fai? Sì. Bene. Io non vedo niente. Stanno cercando qualcosa in superficie. Via libera. Cos'è successo? L'impero sta divorando le risorse naturali di Kashyyyk. I Wookiee sono stati schiavizzati o esiliati. Oh, ci è mancato poco, ragazzo! Non dovevi tenere d'occhio i monitor! Guerriglieri! I Wookiee e gli stranieri tendono un'imboscata a un convoglio imperiale! Hanno dei camminatori in arrivo. Forse Tarful è con loro. Tarful potrebbe essere dovunque, anche morto e sepolto, che è la fine che faremo anche noi se ci infiliamo in mezzo alla battaglia. Non ci rimangono altre opzioni e moriranno se non li aiutiamo. Che cosa hai in mente? Sabotaggio. Su Bracca demolivo camminatori. Ne dirotterò uno. Ma sentilo il ragazzo, si crede ancora nelle guerre dei cloni. Capitano, avviciniamoci ai camminatori. Che cosa? Sta a sentire. Quei camminatori servono anche da trasporto truppe. Quando entri, fai molta attenzione. Ed ecco che entra in scena Grease il mitico! Ehi, fammi un favore. Cerca di sopravvivere. Lo aggiungerò al piano. Se hai deciso di saltare, fallo adesso, ragazzo! Pronto a nuotare, BD? Ok, iniziamo l'episodio a bomba con una delle scene che più mi sono piaciute dei trailer che hanno rilasciato. Siamo quindi su Kashyyyk, pianeta natale dei Wookiee, che per chi non lo sapesse sono la razza di Chewbacca.
Kashyyyk è un pianeta che è stato coinvolto appieno nella guerra e che di conseguenza... Dove devo andare? Sopra o di qua? Oddio. E che di conseguenza ha visto gli Wookiee schiavizzati, come ha detto Sir, appunto dall'impero, a causa delle, delle risorse minerarie del pianeta. Chissà che magari non ci sia un qualche easter egg e che vedremo anche Chewbacca sul pianeta. Cioè, raga, quanto è figo il camminatore così. Nel frattempo, dicevo, voglio parlarvi un attimo di quello che ho visto su Datomir. Appunto, siamo arrivati sul pianeta che è, ci è stato detto da chiunque essere un pianeta ostile. Infatti i nemici sono molto molto duri, anche già i ragni velenosi sono veramente fastidiosi. E essenzialmente su questo pianeta abbiamo incontrato, oddio, abbiamo incontrato quello che resta delle sorelle della notte. Non c'è battito. Tocca a te segnalare i caduti. L97240 al rapporto. Abbiamo vittime confermate. Ok, la sorpresa più grande, raga, è questa. Su Datomir ho sbloccato la spada doppia, non ne avevo idea che si potesse fare. Proprio per niente. Intanto mi stanno mirando mentre parlo. Non avevo niente idea, però una figata, perché oltre a fare attacchi più veloci, mi stanno ammazzando tantissimo. Oltre, dicevo, a fare attacchi più veloci, il bello è che, non so perché, me ne si aspetta una. Ok, l'ho acceso. Il bello, dicevo, è che riesce a prendere anche più nemici alla volta. Dicevo, riesce a colpire più nemici contemporaneamente e fa attacchi molto più rapidi, il che è veramente, veramente molto forte. Rilevo una nave sugli scanner. Hanno più potenza di fuoco del previsto. Com'è la corazza? Gravemente danneggiata, integrità al 70% e in calo. Dovrebbe comunque bastare. Ah? Ah? Ah! Non posso credere che abbia funzionato. Va bene, rallenta. Rapporto, cosa succede laggiù? Stai violando il protocollo imperiale. Puoi far star zitto, partizio? Arresti, io non... Meglio. Al lavoro. Allora, quelli sono i blaster. Qualcuno che ha appena rimediato una T.A.T. E tu chi sei? Uno che farà impazzire l'impero. Avanziamo verso quella piattaforma imperiale. Un aiuto fa comodo. Ricevuto. Facciamoli arrabbiare ancora di più. Stavo dicendo, quindi, queste sorelle della notte sono una sorta di incrocio tra Jedi e Sith, nel senso che sono un ordine che è in grado di controllare la forza, ma che però se ne sta dalle sue, non è né contro i Jedi particolarmente né contro i Sith, o meglio, è forse contro entrambi, non si schiera, diciamo, da nessuno dei due lati. E su Datomir abbiamo trovato un viaggiatore molto misterioso, il che mi ha fatto un po' storcere il naso, quindi non lo so, dovremmo un po' indagare meglio. Ma chi è che mi sta sparando? Ah, ma c'è una nave, fantastico. Dovremmo indagare meglio, dicevo. Questo viaggiatore che ci ha raccontato che di essere uno studioso di sorelle della notte, di cui tra l'altro ne è rimasta solamente una, affiancata da tutti i fratelli che avete visto prima nel libro dei guerrieri. Sì, sto bene. E tu? No, non lo rifaremo. Hai distrutto un camminatore nuovo di zecca. Come ti chiami? Cal Kestis. So Guerrera. Che ci fai su Kashyyyk? Cerco una persona. Tu che ci fai qui? Sono qui con i miei compagni per sabotare i rifornimenti imperiali. Ehi! Allora, chi è che stai cercando? Un capo tribù Wookiee di nome Tarful.
È impossibile trovare Tarful. Non è un caso che sia sfuggito all'impero così a lungo. È un guerrigliero? Lui è il guerrigliero. Un simbolo della resistenza Wookiee che attacca l'impero dalle terre buie. Sir, Grease, lui è suo. Come va? Perché cerchi Tarful? Faccende da Jedi. I Jedi sono estinti. Non tutti. L'hai rubata a un cadavere? L'ho ricevuta dal mio maestro. Questa piattaforma serve a una raffineria imperiale in cui lavorano schiavi Wookiee. A quanto pare, fra gli schiavi ci sono anche dei guerrieri. Devo aiutarli. Forse sanno come contattare Tarful. Sì, è possibile. Un minuto, aspetta un attimo. La Mantis è un gioiello, una splendida nave con un pilota eccellente, ma non è fatta per il supporto ravvicinato. Noi staremo qui a monitorare le trasmissioni imperiali. Forse intercetteremo delle richieste d'aiuto. Ve ne sono grato. Vado in nuova scoperta con i miei uomini a preparare l'attacco. Raggiungici appena puoi. Andiamo! Ok, siamo su Kashyyyk. A quanto pare Tarful è introvabile, è un guerrigliero molto molto bravo e che si nasconde decisamente bene. Adesso dobbiamo andare ad aiutare Soo Guerrera per appunto cercare di trovare Tarful, anche se la vedo difficile. Finendo comunque il discorso di Dathomir, vi stavo dicendo che è rimasta questa sorella della notte e questo misterioso viaggiatore ci ha raccontato che le rovine degli Zeffo hanno in qualche modo sopra... Porca miseria! Che schifo! Allora, io non sono aracnofobico, però non è che sia proprio carino sto ragno. Dicevo, questo rovine degli Zeffo, il cui potere nascosto è stato in grado di sopraffare le sorelle della notte, che appunto sono morte tutte tranne questa qua, perché era ancora una bambina e di conseguenza non è stata sopraffatta dal potere, non si è unita al gruppo che è andato a... Porca miseria. Quindi anche questo è un mistero che dovremmo cercare di risolvere. Non so come lo faremo. Ovviamente come mappa non l'ho ancora esplorata tutta, perché mi mancavano dei poteri, come per esempio il salto della forza, che mi avrebbe permesso di arrivare alle rovine. Dicevo, mi mancavano ancora dei poteri per poter sbloccare tutte le aree di Dathomir. Ma comunque i misteri da risolvere sono ancora parecchi per quanto riguarda quel pianeta. Qui otteniamo un potenziamento per BD1. Il trasformatore manderà in corto la tecnologia imperiale. Ottimo, adesso BD1 può mandare in cortocircuito alcuni macchinari. Tra l'altro ho anche risolto un indovinello sul pianeta iniziale, di cui, scusate, non mi ricordo il nome al momento, che essenzialmente mi portava ad una cassa che poi mi permetteva di aumentare il numero massimo di Steam portabile in giro, diciamo. Ehi, più avanti c'è una raffineria di linfa imperiale. Che cosa se ne fa l'impero della linfa? Niente di buono. Raffinano la linfa per estrarne un composto e si affrettano ad aumentare la produzione. Dobbiamo fermarli. Questo è il piano. Non conosciamo il loro obiettivo, ma si sono dispersi. Abbiamo trovato una mappa che lo prova. Ecco te, amico. Queste raffinerie sono anche campi di prigionia. Useremo le tagliatrici per creare un diversivo, mentre tu, con l'aiuto della tua spada laser, liberi i Wookiee. Ci serve il loro aiuto per distruggere l'impero. Ricevuto. Fa attenzione là dentro. Sentito, gli serve il mio aiuto. Andiamo, amico. Ok, andiamo quindi a liberare i Wookiee in prigionia, che a quanto pare non sono pochi. Comunque questa cosa degli Wookiee in prigionia dell'impero era una cosa già vista, l'abbiamo vista in diverse serie, in diversi film. Mi sa che abbiamo fatto casino. E questo, raga, è il Purge True, perché è veramente un dito in quel posticino. Forse anche più di un dito.
diciamo, non un bastone di quella dimensione, però. Aia. Che poi la caratteristica in realtà degli epuratori non è tanto l'essere forti quanto l'essere malati di mente. Cioè sono tutti quanti megalomani che dicono mi devi servire, mi devi temere. Sono tutti idioti. Probabilmente la difficoltà nell'affrontarli è più che altro Vabbè, i suoi attacchi sono molto imprevedibili. Amen. Il dubbio si va di forza. Sei rimasto bloccato. Ci penso io. Non avevo mai visto un soldato come quello. Devi liberare i Wookiee tenuti prigionieri. Muoviti, Jedi. Col tutto aperto. Vai. Jedi, ingaggiare con cautela. No, i lanciafiamme, che brutti. Tra l'altro ragazzi, sto registrando poco dopo aver pubblicato i primi due episodi e voglio ringraziarmi veramente di cuore per il supporto che mi state dando, perché ovviamente non è Destiny, quindi posso capire che non sia proprio amatissimo, però vedo che mi state dando veramente un ottimo supporto e vi ringrazio tantissimo. Siamo qui per liberarti. Non sei solo. La sono ammesse vivi. Ok, prima battaglia contro il droide imperiale, che non dovrebbe essere troppo difficile in realtà, essendo tanto meccanico. Ok, c'è un androide. È ora di uno steam. Grazie. Felice di aiutare. Pronti a combattere gli imperiali? Aiutiamo questi Wookiee a tornare a combattere. Ottimo lavoro, Jedi. Ok, Wookiee liberati. Alle prigioni! Senza i Wookiee non possiamo farcela. Presto! Eccoti. Hanno ricevuto rinforzi. Via, via, via! Mi trappola. Come apro questo? Aiuto. Dobbiamo liberarli. Respingeteli! Un intruso! Porca miseria, il droide. Ce l'hai fatta! I Wookiee sono liberi! Vai sul tetto! Via sul tetto. Ma perché ogni volta che devo salire c'è un ascensore che scende? Me lo spiegate? Ok, c'è un po' di gente. Io direi di far subito fuori questi lanciafiamme che sono scarsi e danno fastidio. Ok, via. Ora tu, gentilmente. Ok. Ecco, no, quelli non mi piacciono per niente. Quale corazza? Oh. Però così no. Pure la TST. Io vabbè che sto Jedi, però. Hai poche probabilità. Davvero poche. Crepa. Vai. No, ok. Allora, intanto adesso c'è solo questo. E vabbè. No, ok, il raggetto no. Ok, ah, amen.
Ora, spero che non arrivi nessun altro perché ho finito gli steam. Ascoltate! Questi sono stati anni molto duri. Abbiamo perso compagni, amici, familiari, per via dell'impero. Tempi oscuri. Eppure il fuoco è ancora vivo. La speranza è ancora viva. E i Jedi non sono ancora estinti. Noi non siamo ancora estinti. Kashyyyk non è stato ancora conquistato. Per la causa! Hai visto quel che ha fatto l'impero a Kashyyyk? Queste storie si stanno ripetendo in tutta la galassia. Ai miei partigiani un Jedi farebbe molto comodo. Sono onorato, ma non posso abbandonare la mia missione. Non ancora. L'offerta è sempre valida. Tienilo a mente. Cal, io sono Mari Kosan. Lui è il comandante Choisik. Scusa, ma non ho capito. Choisik dice che troverete Tarful e garantirà per te. Credi che sia ancora vivo? Abbi fiducia. Ci terremo in contatto. Per la causa. Ok, quindi abbiamo liberato Kashyyyk e a breve troveremo Tarful. Non so bene come, ma in qualche modo lo troveremo. Ho scoperto qualcosa monitorando le comunicazioni imperiali. Il progetto Trivella è stato riattivato. Forse l'impero sta per trovare un'altra tomba zero. Allora il nostro lavoro non è finito. Ok, quindi a quanto pare l'impero nutre un certo interesse per queste tombe di Zeffo. La prima volta siamo arrivati prima noi, dobbiamo vedere se sarà lo stesso. Va bene ragazzi, io direi che quindi per questo episodio possa anche essere tutto. Nel prossimo episodio torneremo su Zeffo per fermare ancora una volta l'impero e cercare di impedire di fargli trovare queste tombe. Detto questo, io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividete di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tallissima. Seguite anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, facilissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.